Lo sport aiuta a livello di socializzazione, aiuta a livello di autostima, aiuta a livello anche relazionale, imparare a relazionarsi con gli altri, ad accettare le frustrazioni, ad accettare le sconfitte, così come a saper gioire in squadra, la forza del gruppo, il potere della condivisione. Sport e valori, sport e socialità, sport ed educazione, sport come strumento per allenare la psiche. Ad indagare le varie declinazioni del benessere che arriva a livello mentale dall'attività fisica ci ha pensato l'Ordine degli Psicologi delle Marche in un convegno che ha visto come relatore di lusso il CT della Nazionale Italiana di Volley Femminile Davide Mazzanti, ma anche altri sportivi di successo a portare la propria esperienza personale. Marina Romoli, vicecampionessa del mondo juniores di ciclismo nel 2006, Marta, attaccante del Città di Falconara, il Camerano col suo progetto di calcio integrato. Le due sfere si muovono di pari passo perché lo sport sappiamo che è uno dei primi promotori di benessere nella personalità e soprattutto anche per quella che è la sfera psicologica. Soprattutto in questo periodo, reduci da una pandemia che ha visto un po' anche limitare tutte le attività sportive e anche le attività, diciamo, didattiche e ludiche per i ragazzi e per i più giovani. E quindi lo sport diventa proprio promotore di benessere ma anche un veicolo di prevenzione di quelli che sono i comportamenti a rischio patologico e psicopatologico. Nella mia esperienza quando ero piccolo devo dire che lo sport mi ha aiutato tantissimo e in tanti ambiti, nel senso che non solo nello sport organizzato ma a partire anche dal semplice oratorio, e che tanto semplice poi non era perché comunque era un ambiente in cui imparavi tanto, anche se magari quando sei piccolo non te ne rendi conto. E quando sono arrivato nell'alto livello, tutti i percorsi che ho fatto su di me, devo dire che invece mi hanno aiutato ad essere un allenatore migliore. Quindi devo dire che c'è stata una bidirezionalità nel titolo di oggi, sia nello sport che mi ha aiutato a migliorare, sia in tutti i percorsi che ho fatto su di me, per conoscermi meglio, per tornare poi a essere più performante nel mio lavoro. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Ordine dei Psicologi e il CONI nazionale del nostro presidente Giovanni Malagò, proprio perché lo sport ritiene che sia fondamentale crescere i nostri ragazzi, non solamente da un punto di vista tecnico, agonistico, perché quando parliamo di sport di CONI sembra sempre che parliamo di medaglie olimpiche, di campionati del mondo e quant'altro, mentre invece quello che noi sta particolarmente a cuore è la crescita dei ragazzi proprio con i valori dello sport, ma anche per il benessere del fisico.